gente qui a Urbino dal matrimonio del buon Duca Federico con la sua bella Battista. Ma spiegatemi una cosa, cosa ci fate tutti qui questa sera? Cosa ci fate tutti qui? Oh, Rosina! Rosina! Caetano! E smettetela di urlare in questa maniera! Ma che volete? Rosina, spiegatemi cosa ci fa tutta questa gente qui in Piazza Rinascimento questa sera? Ma come? Ma non sapete nulla? Ah, no che non ne so nulla. Lavoro di campi, io mica vivo in città. Ma Gaetano, oggi è il 5 aprile 1483. Il 5 aprile 1483. Sono di... Sta per arrivare a Urbino l'illustre Andrea Mantegna. Andrea Mantegna? Sì, Andrea Mantegna. Ma chi è? Andrea Mantegna, il famoso pittore mantovano. Se ci viene a fare stasera, ma che Urbino, sa stare. È stato invitato qui a Urbino dal mio padrone, il maestro Giovanni Santi. E perché mai? Il maestro Santi lo ha invitato a visitare la città di Urbino, il palazzo ducale. Con i suoi bellissimi giardini. I torricini. No, e le scuderie. Ma soprattutto... Cosa? Ah, non so se posso dirvelo. Parlatelo, sì. Volete veramente saperlo? Sofia, parlatelo, vi fate pregare. Il signor Andrea Mantegna ha disegnato delle carte magiche. Osteria. Sì, delle carte magiche, grazie alle quali si dice che si è in grado di prevedere il futuro. Preveda il futuro? Ebbene sì, prevedere il futuro. Ma perché mai il vostro padrone Giovanni Santi non conosce il proprio futuro? Sua moglie aspetta un bambino e il maestro Santi spera nel figlio maschio tanto atteso. Mantegna ha accettato l'invito anche perché aveva già intenzione di venire a Urbino a vedere il palazzo di cui tutti parlano nelle corti di tutta Italia. Parne d'Urbino in tutta Italia? Ma Gaetano, ma non sapete proprio nulla, eh? Urbino è la culla del Rinascimento. No, che non ne so nulla, non ne so nulla. Lavoro di campi, io mica vivo in città. Fareste meglio a capitare più spesso in città. Grandi cose stanno per accadere. E cosa? Va bene, pare che questo bambino sarà colui che cambierà la storia della città di Urbino. La Madonna, ma come chiamerà Master Bordello? Ah, se sarà femmina non lo so, ma se nascerà un maschio, il suo nome sarà... Raffaello! Raffaello, Raffaello, Raffaello. Arrivederci, Gaetano! Rosì, dove andate? Torna al parquet! Rosina, bussano alla porta, ma dove sei cacciata? Rosina! Ma, maestro! Ma dove eri finita? Oh, perdonatemi, quel Gaetano viene sempre ad imbrogliarmi. Stanno bussando alla porta. Oh, Maria! A quest'ora? Ma chi potrà mai essere? Giusto da palazzo avrebbero l'ardire di chiamarmi a quest'ora. Comunque, svelta, vai alla prima, vai! Ma, mi raccomando, fatti dire chi è. Sì. Chi sarà mai questo? La vita del pittore è difficile. Maestro? Sì. Il forestiero alla porta dice di essere Andrea Mantegna. Il maestro Mantegna? E tu lo lasci fuori dalla porta? Vabbè, basta. Maestro Mantegna, prego, accomodatevi. Ma che piacere, che sorpresa. Non speravo di vedervi arrivare, ma così senza avvisare. Vi avrei riservato un'accoglienza degna di voi. Spero possiate accettare le mie scuse, maestro Santi, ma una lettera in risposta avrebbe certamente impiegato più giorni di me ad arrivare e, come si dice, tempo è prezioso. Del resto ho pensato che un letto per me ci sarebbe stato comunque. Diceste che me lo avreste tenuto. Ma certo, maestro, la stanza tutta per voi, come mi scrissi. Così fai preparare la stanza per gli ospiti. Vado. Poi ho pensato che non dovevo lasciare troppe lettere in giro a palazzo. Sapete, il marchese Federico Gonzaga non gradisce che mi assenti per lungo tempo e da qualche giorno è giunto in città Lorenzo de' Medici. Il Magnifico. Il Magnifico, esatto, proprio lui. Ed è arrivato a Mantova con una splendida notizia. Si vocifera corte che il favoloso palazzo di Urbino sia giunto quasi al suo termine e non si vedevano due torri così belle dai tempi dell'Aurana e del Duca Federico. Ma maestro, siamo fieri e orgogliosi dei nostri torricini qua a Urbino. Dunque, la vostra lettera è stata un chiaro segno del destino. Devo recarmi ad Urbino, mi son detto, ed eccomi qua. Ecco, un altro segno del destino. Quale un altro segno del destino? Maestro, dovete sapere che
che non molto tempo fa un mercante di stoffa di passaggio Turbino mi ha raccontato delle vostre carte magiche. Silenzio, silenzio, non fatevi sentire, parlate piano, per carità. D'accordo, d'accordo, spero che li abbiate portate con voi. Certo, certo, non me ne separo mai. E comunque dovevo rendere omaggio al vostro invito e alla vostra gentile ospitalità. Voi del resto siete un artista che passerà alla storia. Maestro, passare alla storia, su, ma cosa dite? Siete un ottimo pittore e la vostra virtude è nota persino a Mantova. Poste addirittura. In ogni caso non passerete alla storia solo per le indubbie qualità che vi appartengono, ma anche per ciò che saprete trasmettere. Maestro, che volete dire? Avremo modo di riparlarne, maestro Santi, ma ora sentite, sono veramente stanco. Come potete ben immaginare, il viaggio è stato lungo e faticoso. E del resto, come ho appena detto, non posso trattenermi a lungo qui ad Urbino. Firenze mi attende. E quindi, se posso, gradirei ritirarmi nelle mie stanze. Ma certo, maestro, Rosina si occuperà di voi. Tuttavia, domani vorrei visitare il palazzo. Ma maestro, vi accompagnerò io stesso al palazzo. E se vorrete, vi condurrò anche all'oratorio di San Giovanni, al cui interno ci sono degli affreschi meravigliosi che narrano la vita di San Giovanni Battista. Ma vi riferite forse ai famosi affreschi dei fratelli Salimbeni? Esatto, maestro, proprio quelli. A questo punto non so proprio come contraccambiare con tanta vostra gentile accoglienza, maestro Santi. Beh, maestro, in realtà un modo ci sarebbe. E quale, se posso? Mia moglie sta quasi per partorire. Se è vero che con le vostre carte riuscite a predire il futuro, ditemi, maestro, sarà maschio o femmina? Beh, a questo punto non partirò da Urbino finché non avrò dato risposta alle vostre domande. Ma ora vorrei riposare. Rosina, accompagna il maestro Mantegna nella stanza degli ospiti. Venga, maestro Mantegna. Buonanotte. Buonanotte, buonanotte. Giovanni, era quest'ora della notte? Moglie mia, il maestro Andrea Mantegna, appena giunto da Mantova. Chi? Ma come chi? Andrea Mantegna, il famoso pittore mantovano. E come mai proprio qui da noi? Perché l'ho invitato io qui ad Urbino. E perché mai, Giovanni? Per via di quei trionfi che ha creato. I trionfi? E cosa sarebbe? I trionfi sono come delle carte da gioco, simili ai tarocchi, che sono in grado di predire il futuro. Messi in un determinato modo hanno come dei poteri divinatori e dunque tornerebbe utile in questo tempo così difficile. Ma in realtà i tempi sono sempre difficili. Beh, durante quelli del buon duca Federico a Urbino ci sentivamo sicuri, ma ora con Guidubaldo, che ha soli 10 anni, si ritrova giocato sulle spalle. Calma, ma... moglie mia, calma, calma, siediti, sei stanca e soprattutto stai attenta a fare certe affermazioni. Ricordati che io lavoro per lui. Certo, se sapessimo come andrà il futuro, ci potremmo anche regolare. Ma ad ogni modo il maestro Mantegna accolse le carte e domani lo interrogherò sul nostro avvenire. Stai attento, Giovanni, stai attento, che vanno all'inferno coloro che vogliono conoscere in anticipo il proprio avvenire. Ma quale inferno, inferno? Giovanni, io sono una donna timorata di Dio. Invece ora che manca poco alla nascita del nostro bambino o bambina. Moglie mia, proprio sul futuro del nostro nascituro che interrogherò le carte. Sì, sì, sul suo futuro. Va là, va là. Tu vuoi solo sapere se sarà maschio. Perché nel caso fosse femmina, del suo futuro non ne vorresti sapere nulla. Penseresti solo a darle in moglie a qualche ricco possidente. E allora sarà pure una preoccupazione legittima la mia. Il povero duca Federico, prima di avere Guidobaldo, ha messo in fila 6 figlie femmine. E poi, cara mia, io ormai ho passati 40 anni. Guarda che lo dico anche per te. Ma quale povero Federico e povero Federico? La povera duchessa Battista, vorrei dire, che c'è morta a forza di gravidanze. Non vorrei mica farmi fare la stessa fine, eh? Non siamo mica di Montefeltro noi. Forse per me i santi potrebbero anche estinguersi. Ah, estinguersi? Ma brava, proprio una bella considerazione della mia famiglia hai. E invece lo sai che cosa ti dico? Ti dico che la famiglia Santi darà al mondo intero tanti altri artisti. Certo, non del mio talento, ma dei buoni pittori, vedrai. Sì, va bene, va bene. Chi te li tocca i tuoi santi? Capirai, una stirpe di artisti, dice. Piuttosto una stirpe di contadini di Colbordolo. E allora? Che problema c'è?
Mio nonno Peruzzo, è vero, era un contadino. Arava i campi e badava le bestie. Se non fosse stato per Sigismondo Malatesta, che ha messo a fare fuoco col bordolo, facendolo fuggire ad Urbino, probabilmente io sarei lì come lui ad arare i campi. E invece, io sono il pittore della corte dei Montefeltro. Dovresti proprio ringraziarli, Malatesta, se voi santi non vi spaccate la schiena sulla terra. Perfino tuo figlio sarebbe dovuto andare a lavorare nei campi. Pensi che sia maschio? Non lo so, Giovanni, non lo so. Ma te lo ripeto, non credere che io sia disposta a partorire femmine in serie. D'accordo, cara, d'accordo. Sei stanco. Andiamo a riposare. E speriamo che domani le carte ci riservino delle buone notizie. Speriamo bene. Sol clodor, te salduna la gente, ma che ne fora, te salduna la gente, e poi te chiameranno come cuoca nelle corti di tutta Italia, diventerà ricca sfonda, e ce potete sposare. Va là, insomma, ci sposiamo e diventiamo ricchi con due uova. E certo, tutto deriva dalle uova. E cosa? La tua crescia in Pasqua, la tua crescia sfogliata, le tagliatelle, la caciotta. Tutto deriva dal mio latte e dalle mie uova, carina. Ma che tuo è tuo? Le bestie sono dei santi, mica le tue. Già, e chi le governa? Lavoro nei campi io, mica vivo in città. E dunque, le tengo come se fossero i miei fiori. Pensa, io ho dato un nome persino a ciascuna. Anche se poi e piangi il corpo, vedi, fa la festa. Oh, Sofia, ma non piangete. Quando abbiamo scannato Giovanni... Chi? Il maiale! Veniva da piagna e riusciva a fare la festa! Ma Gaetano, ma come ti è venuto in mente di chiamarlo Giovanni come il mio padrone? Era in segno di rispetto, se mai una volta mi fosse venuto a trovare, e invece manca una volta. E tu soprattutto, è dall'anno scorso che mi devi venire a trovare. A trovarti? E perché mai dovrei venire a trovarti? Perché mai? Io laggiù mi sento solo, lavorti campi io, mica vivi in città. Lo so, avete ragione, ma qui il padrone ha tanto da fare, specialmente adesso che diventerà padre. Sapessi quanto ci chiede? Pensa che in casa abbiamo persino un ospite importante. Ah, un ospite importante, eh? E chi sarà? Ma Gaetano, ma ve l'ho detto poc'anzi, il grande pittore Andrea Mantegna è arrivato apposta da Mantova per via di una sua invenzione prodigiosa. Mi pare di aver capito che ha delle case magiche che fanno nascere figli maschi. Ma di cosa state parlando, signorina Bella? Signorina Bella? Maestro Mantegna, ma cosa dite? Oh, Maestro Mantegna, ma cosa dite? Ma allora dovete essere proprio un mago, eh? Appena si parla di voi, apparite, sentite tutto. Tutto al più si potrà dire che io abbia un ottimo udito. E poi del resto che l'arte della magia mi affascini, questa è un'altra verità. Ma non cambio di certo il futuro io, e non sono tantomeno un mago. Vedete, io so solo interpretare i segni che il ciel ci invia. Sono lì, visibili a tutti, mia cara Rosina. Basta solo saperli leggere. Tifo, leggia io i segni che il ciel ci manda. Buongiorno, maestro. Buongiorno. Ma caro Giovanni, buongiorno. Ma quale maestro è maestro? Chiamatemi Andrea. D'accordo. Siamo due artisti noi. D'accordo, volentieri. Ne sono veramente onorato. Sapete, voi due andate da un'altra parte, noi abbiamo da fare, su. Ma,
Maestro, vi ho portato le uova, la cacciotta e il latte. Bravo, proprio nel momento ideale. Se i conti tornano, Magia Charla oggi dovrà partorire, dunque avrà bisogno di energie. Ma il latte quando le vuoi? Questa mattina, è fresco anche quello. Bene, 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 però ora andate, andate, che noi abbiamo da fare. Dunque, Andrea, questi trionfi. Eccoli. Ed ora, caro Giovanni, ditemi, che cosa volete sapere? Vedi, caro Andrea, sono due i motivi che mi hanno spinto a scrivere. Bene, avanti con il primo, dunque. Ma, come ben sai, sono molto impegnato con il lavoro, ma in fondo tutti noi artisti siamo indaffarati tra mille cose. E, vedi, mentre stavo lavorando, sì, presso la cappella della famiglia Tiranni, a un certo punto ho visto come lo sguardo di Dio che stavo disegnando. E era come se mi stesse fissando, che mi stesse guardando. E lì, in realtà, ho avuto un timore, ho avuto veramente paura. Ma in realtà è proprio il periodo che faccio i personaggi, di piccoli personaggi, e sembrano quasi prendere vita, come se abbiano un'anima sotto i colori. Ecco, molti dicono che attraverso l'arte probabilmente si riuscirà ad avere il contatto con il divino, con Dio. E pare che molti artisti siano lì lì per riuscirci. Se penso a Piero della Francesca, Botticelli e molti altri artisti umbri o toscani, per non parlare poi di te, con il meraviglioso oculo della Camera Pitta. Ecco, caro Andrea, probabilmente stiamo vivendo un tempo che cambierà la storia. E arrivo alla domanda. Vorrei sapere da te, se e quando riuscirò a mettermi in contatto con il divino, oppure come fare per riuscirci? E chi, chiaramente, meglio di te, pittore e autore di questi trionfi, è in grado di indicarmi la strada? Sono delle sante parole le vostre, caro Giovanni, ma ho timore che al divino ci arriveranno per primi quei pittori fiamminghi. Con la loro pittura a olio stanno facendo passare tutti noi per dei semplici pittori che lavorano solo per diletto. In verità non so cosa darei per carpire quel maledetto segreto. Guarda Andrea, non dirlo a me. Proprio qui ad Urbino c'è un tale Giusto Di Gallo, un pittore fiammingo, che in realtà non è per niente una buona mano, ma per via di quei colori ad olio è richiestissimo da tutti. Pittore fiammingo ad Urbino, interessante, molto interessante. Ma con calma torniamo a lui, caro Giovanni. Ditemi la seconda questione. Andrea, la seconda è molto semplice. Ormai passati 40 anni e Magia Charla di là che sta quasi per partorire, ecco. Vorrei sapere se sarà maschio. Bene, interroghiamo le carte. Ma non con voi. In che modo? Ho visto il Papa. Non dirmi che diventerà Papa. No, questo no, ma avrà a che fare con il Papa. Anzi, anche più di uno. E vedo che avrà tanto amore, tanto onore e anche tanta grande gloria. Ma vedo che avrà anche tanta invidia. E quindi purtroppo... Purtroppo cosa? Maledizione, bussano alla porta. Rosina, vai ad aprire. Vado! Metti via le carte. Buongiorno, maestro Giovanni Santi. Conte Ottaviano, ma che onore. Cosa devo la vostra visita? Potevate mandarmi a chiamare, sarei venuto io da voi. Ma no, è una piccola cosa. Piuttosto vedo che avete ospiti. Permettetemi di presentarvi il maestro Mantegna d'Amanto. Accidenti.
il famoso Andrea Mantegna, è vero, avrei dovuto riconoscervi. Infatti ci siamo incontrati proprio a Mantova quando venimmo da voi con il duca Federico e vedemmo affreschi mirabili davvero. Dunque, conte Ottaviano, dicevate una piccola cosa, ditemi, sono a vostra disposizione. Ma no, no, anzi, io sono certo piuttosto che al duca Guidobaldo farebbe piacere incontrare un ospite così importante. Conte Ottaviano, ma che coincidenza! Il maestro Mantegna desidererebbe visitare il palazzo. Meraviglioso, quando è così, maestro, permettete che vi conduca io stesso al palazzo quest'oggi. Se volete prepararvi, duca Guidobaldo oggi deve partire per Ferrara e abbiamo poco tempo. Ma ben volentieri! Oddio, Giovanni, sento che ci siamo, chiama la lavatrice. Oddio, certo, cara, voi andate a palazzo. Come vedete oggi avrò a che fare con mia moglie, penso che il tempo sia finito. E comunque, caro Andrea, riusciremo a capire se hai detto giusto sull'oggi, sul domani e poi magari finirai di raccontarmi tutto il resto. Andate pure. Auguri, maestro Santi. Grazie. I figli maschi. Grazie. Oddio, Giovanni, devi chiamare la levatrice. Oddio. Rosina, chiama la levatrice. La levatrice! Amore, come stai? Oddio, Giovanni, oddio, che dolore. Ti prego, chiama mia madre. Ah. Chiama mio padre. Oh, sento che non ce la posso fare. Oddio! Stai tranquillo, amore mio, andrà tutto bene. Nascere il Venerdì Santo è un segno divino. Andrea ha detto che sarà maschio e che quello sarà un papa, anzi due. E che farà il cardinale? Maestro Santi, è tutto pronto. Rosina, ti avevo detto che dovevi chiamare la levatrice. Ma maestro, ma non lo sapete, ma sono io la levatrice. Mannaggia, in questa casa sono sempre l'ultimo a conoscere le cose, ma sarà possibile? Certo. Speriamo che vada tutto bene e che sia maschio. Nonostante le incombenze del maestro Giovanni Santi. Ecco, vede, maestro Mantegna, io non vorrei burlarmi di voi, ma non sono stato completamente sincero. C'è qualcosa che non vi ho detto. E che cosa? Il duca Guidobaldo in realtà è già partito per Ferrara. Ma il duca Guidobaldo non è d'Urbino, ma allora dove stiamo andando? Ecco, in realtà sono qui per parlarvi di un'incombenza che riguarda il maestro Giovanni Santi, ma della quale lui non è ancora al corrente.
di che cosa si tratta e se posso aiutarvi sarò ben lieto di servirvi. La ringrazio, la questione è un po' delicata, segniamoci. Come le dicevo, la questione è delicata. Vede, qui a Urbino ci sono diverse confraternite religiose. Ah, si mette male! Una delle più antiche e importanti è quella del Corpus Domini, che pensi, ha più di 2 secoli. La confraternita del Corpus Domini la conosco. Non è forse quella della quale fa parte il Maestro Santi? Esatto, è proprio quella. Ma vede, da un po' di tempo il maestro non si reca più alle donanze, non paga più le quote della confraternita e si rifiuta persino di indossare la divisa. Se continuerà a seguitare così, verrà sicuramente escluso dal Corpus Domini. Esatto, è proprio questo il problema. E pare che il priore voglia cacciarlo dalla confraternita se non si presenterà alla donanza del Sabato Santo, cioè quella di domani sera. Questo che cosa comporterà per lui la cacciata dalla confraternita? Signor Mantegna, vede, non solo per lui sarà un grande disonore, ma... Ma cos'altro? Parlate, buon Dio! Perderà anche l'importante commissione della Comunione degli Apostoli, una grossa palla d'altare del valore di 10.000 fiorini! 10.000 fiorini? Ma sono una somma enorme! E il lavoro a questo punto a chi verrebbe affidato? Verrebbe affidato un pittore fiammingo che lavora da un po' di tempo a Urbino. Ma lasciatemi indovinare, il maestro Giusto di Gante! Esatto, è Giusto di Gante, proprio lui. Lo conoscete? È certo che lo conosco. Ultimamente non si parla che dei fiamminghi. Ma voi che cosa avete intenzione di fare? Ecco, prima di partire per Ferrara, il duca Guidobaldo mi ha vivamente pregato di avvisare il maestro Giovanni Santi delle intenzioni del priore. Pare che il priore non aspetti altro che affidare questo Giusto di Gante la commissione della palla d'altare, infatuato come anche lui della brillantezza di dipinti fiamminghi che oggi vanno tanto di moda. Lo so bene. Ultimamente sono solo loro ad avere le migliori commissioni, specie per i ritratti. Ma a questo punto io come posso aiutarti? Ecco, dovreste avvisare il maestro Santi dalle intenzioni del priore e pregarlo di recarsi la donanza domani sera. State tranquillo, gli parlerò io. Mi raccomando, lo convinca, almeno di questo. Se poi pagasse anche le quote della confraternita, indossasse la divisa, sarebbe ancora meglio. Lo avviserò, non temete, lo avviserò. Signor Mantegna! Rosina, che cosa c'è? C'è un forestiero alla porta che dice di volervi parlare. Un forestiero? Ma chi sarà mai? Dice di chiamarsi Giusto di Gante. Giusto di Gante? Compagni del diavolo! Di essere venuto a conoscenza della vostra avvenuta Urbino, ma cosa vorrà mai da me? Lo so, ma sarà bene che gli parlate. Pare non riveli a nessuno il segreto della sua pittura a olio. Chissà che non voglia mi clama proprio voi. Cercherò di scoprire qualcosa, statene certo. E voi, Rosina, dite al maestro Giusto di Gante di attendere un attimo alla porta. Cercate soprattutto di convincere il maestro Santi a prendere parte alla donanza di domani sera, altrimenti per lui sarà la fine. Farò del mio meglio e quando vorrete venire a Mantova sarò io stesso ad accogliervi. Non mancherò, maestro, del resto sembra che i rapporti tra Urbino e Mantova siano destinati a farsi sempre più stretti. Sempre più stretti? Ma certo, non lo sapete, pare che il marchese Federico Gonzaga abbia intenzione di dare in moglie sua figlia Elisabetta proprio al duca Guidobaldo. Molto bene! E allora, quando è così, prima che ve ne andiate, lasciate che vi rammenti il patto di unione tra Urbino e Mantova. A Urbino e Mantova. Auguri agli sposi e ai figli maschi. Rosina, fate entrare l'uomo alla porta. Ma scusate, ma il vostro padrone Giovanni Santi dov'è finito? Dopo la nascita del suo primogenito è andato ad avvisare amici e parenti. Ma e quando torna? Ha detto che rientrerà in serata. Bene, andate ad aprire e spero per lui rientri presto, altrimenti non potrò metterlo a conoscenza del piano che ho escogitato. Maestro Mantegna! Io, in persona, e con chi ho il piacere di parlare? Giusto di Gante, pittore. Maestro Giusto di Gante, ho già sentito nominare il vostro nome, ma a cosa debbo l'onore? Maestro Mantegna, la vostra fama vi precede. Ho sentito molto parlare di voi in giro e volevo conoscervi di persona. Pensate, appena ho saputo che alloggiavate presso la bottega di Maestro Santi, mi sono diretto immediatamente qui.
Infatti sono solo di passaggio, invitato per l'appunto dal maestro Santi in occasione della nascita del suo primo figlio. Ed in verità vi dico, sono lieto che siate stato voi a venire da me. Altrimenti sarei stato io a cercare voi. A cercare me? E per quale motivo? Vedete, qui a Urbino sono venuto a conoscenza di una cosa molto importante e che potrebbe avvantaggiarci entrambi. Interessante, vi ascolto. Pare ci sia una pala d'altare che verrà commissionata dalla confraternita del Corpus Domini. La confraternita di cui fa parte anche Giovanni Santi? Esatto, proprio quella. E doveva essere commissionato il lavoro proprio al maestro Santi, ma... Ma? Parlate. Ma già da tempo non partecipa più alle adunanze, si rifiuta persino di pagare le quote alla confraternita e da ultimo non indossa più nemmeno la divisa. Ma questo è inaccettabile per una confraternita religiosa. Proprio per questo il priore avrebbe intenzione di commissionare il lavoro ad un altro maestro. E a chi? Ma a voi, maestro Giusto di Gandhi. A me? Esatto, proprio a voi. Dietro al compenso di ben 10.000 fiorini. 10.000 fiorini? Ma santo cielo, sono una vera fortuna. Esatto, una vera fortuna, quella che potrebbe capitarvi o che potremmo far accadere. Cosa volete dire, maestro Mantegna? Vorrei che questa occasione rappresenti un vantaggio anche per me. Intendo, se il maestro Santi non dovesse recarsi alla adunanza. E voi cosa c'entrate? Vedete, io sono il solo a conoscenza di questa volontà del priore. E se non sono io ad avvisare il maestro Santi del rischio che corre nel non recarsi alla adunanza, non ne verrebbe mai a conoscenza. Non andrebbe alla adunanza e voi avrete l'incarico. Io avrei l'incarico? Capisco, ma quanto mi costerebbe questa vostra dimenticanza? Ma nemmeno un fiorino, nemmeno nulla. Un fiorino. Esattamente, proprio nemmeno un fiorino, nulla. Solo una piccola cosa. Quale? Il segreto della vostra pittura d'olio. Accidenti! Sapete che quello che mi state chiedendo non è cosa da poco. Ma nemmeno 10.000 fiorini sono cosa da poco. Ne sono consapevole, ma violare il patto di segretezza stretto tra noi fiorini porta la pena di morte. E poi chi mi assicura che domani Giovanni Santi non si presenterà alla adunanza? Ma io, avete la mia parola. Vedete, mi tratterrò ancora qualche giorno a Urbino e me ne occuperò personalmente. Diciamo, sarei soltanto un fiammingo in più a conoscenza di questo segreto. Pensateci bene, 10.000 fiorini. 10.000 fiorini? Per un segreto che non rimarrà tale a lungo. Non per molto, questo è certo. E allora affare fatto? Va bene, affare fatto. Ma se domani Giovanni Santi dovesse... Non ci sarà, questo è certo, maestro Giusto di Gandhi. Su questa pergamena le vostre due righe valgono ben 10.000 fiorini. Segreto non venga svelato. È maschio, è un maschio! Il maestro Santi è di ritorno, andate e scoprirà che troviamo qualcosa alle sue spalle. E chi l'avrebbe mai detto? Arrivato per conoscere il maestro Mantegna, me ne vado con la promessa di una commissione. E di ben 10.000 fiorini. E ben 10.000 fiorini. E chi l'avrebbe detto che ad Urbino avreste avuto un'accoglienza così? Sa essere accogliente se vuole, come vedete. Ma ora presto, andate. Poi il maestro Santi sarà qui a momenti. Ci ricordi, domani Giovanni Santi non dovrà presentarsi alla adunanza. Ci penserò tutto io, non temete, andate. Mi raccomando, non sveli il segreto della mia pittura. Ci penserò tutto io, andate. Bene, il mio piano è in atto e se andrà come penso, il maestro Santi sarà presente alla adunanza, ma senza che sia lui a recarvisi. Andrea, è un maschio! Era come dicevi tu, è un maschio! Giusto, ma rinsavitevi, maestro Santi, rinsavitevi! Che cosa è successo? È nato,
è nato, è un maschio, è un maschio! Cosa vi avevo detto? Che cosa vi avevo detto? Ma come lo avete chiamato? E come l'abbiamo chiamato? Ma è quello che vi sto chiedendo, come lo avete chiamato? Ah, sì, 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 Raffaele, no, o Raffaele. Raffaele o Raffaello? Ma Raffaello, ma non che importa, è un maschio, dobbiamo brindare. Rosina, porta il vino, domani faremo una grande festa. Ma Maestro Santi, domani c'è la donanza del Corpus Domini e voi in qualità di membro dovete assolutamente andarci. No, Andrea, alla donanza del Corpus Domini non posso e non voglio andare. Ma dovete assolutamente essere presente. Disertare le donanze significa essere radiati per sempre, cacciati a vita. No, no, Andrea, non voglio e non posso andare. L'ultima volta, quando ho messo quella divisa, mi ha preso una reazione, non riuscivo più a respirare. La gola mi si era ingrossata, pensavo di morire, non è possibile. Non so cosa fare. Ho anche una palla da realizzare. Ma non vorrei che si arrabbiasse. D'altronde adesso che ho anche un bambino, devo continuare a lavorare. Non temete, non temete. Se volete potete non andarci. Ah no? No, vedete, se darete a me la vostra divisa, andrò io al vostro posto. E magari con indosso la vostra divisa e il cappuccio calato un po' sul viso, nessuno si accorgerà che non siete voi. E non vi cacceranno dalla confraternita almeno per questa volta. Andrea, faresti questo per me? Ma certo, Maestro Santi. Come segno di riconoscenza per la vostra ospitalità in questa splendida città di Urbino. Ma allora è meraviglioso! Brindiamo questo 6 aprile 1483! Rosina, hai portato il vino per me, per te, per tutti gli altri! Questa sera offro io! Brindiamo a Raffaellino e ai Santi un giro di vino per tutti quanti! A Raffaellino! Un giro di vino! A Raffaellino! Un giro di vino! E maschio! E maschio! E maschio! No, adesso basta, basta. Adesso mi avete stufato, però, git via! Ma Gaetano, maritino mio, ma che maniere sono queste? Si può sapere che hai? Rosina, mogliettina mia, sono passati 15 anni, 15 anni, e sono ancora tutti qui. Ma cosa aspetteranno ancora? Ma Gaetano, ma non sapete nulla. No, che non so nulla, non ne so nulla. Lavoro di campi, io mica vivo in città. Ma che campi, campi, città, città! Allo spettacolo hai preso parte anche tu! E dunque? E dunque dovresti saperlo! Sono qui per aspettare l'epilogo della storia! L'epilogo? Sa che è l'epilogo? Ma l'epilogo, Gaetano! Il finale, la conclusione, la chiusa! Ah, il lieto fine! Sì, esatto, esatto, il lieto fine! Ah, e noi? Non abbiamo avuto il nostro lieto fine? Gaetano! Ma non farmi arrossire davanti a tutta questa gente! Non è di noi che si sta parlando! Ah no? E di chi? Ma del figlio di Giovanni Santi, Raffaello! Raffaello, a proposito, lui? Dipinge! No, anche lui dipinge! Ma cos'è, un pittore di famiglia lui? Sì, Raffaello ha seguito le orme del defunto padre, ma pare che diventerà un pittore di più vasta fama! Pensa che ha già affrescato le pareti di camera sua! L'immagine della sua povera madre. Povera donna, morire così giovane. Già, povera donna. E povero Raffaello, nelle grinfie di quella matrigna. Raffaello, smetti di brontare i muri! Osteria che strega. Sì, credo proprio che Raffaello ci lascerà presto. Adesso che anche suo padre è morto, non ha più motivo di rimanere qui a Urbino, sotto il comando di Berardino. Bussano alla porta! Bussano alla porta, Gaetano! Ho sentito, Chi sarà mai a quest'ora della notte? Non lo so! Vado ad aprire! Tu staccare, se può mai stare un attimo tranquilli! Sapranno tutti adesso a quest'ora! Sapranno! Venite! Venite, prego, maestro!
bello rivedervi! E c'è Boschiera ancora lui! Ma quanti anni sono passati? Ma fu quando nacque Raffaello, Rosina? Allora, devono esserne passati 15. Eh sì, l'età che ha adesso Raffaello, 15 anni. 15 anni, quanto tempo! Ma adesso che ne è di voi, Rosina? Adesso Rosina è mia moglie! Mia moglie! Maestro Mantegna, come vedete sono ancora più a servizio della famiglia Santi, anche se da quella volta è rimasto solo Raffaello. Vedo con piacere che anche voi siete rimasta, Rosina. Sì, anche io. Sì, anche lei, mia moglie. Ma Raffaello dov'è a proposito? Oh, maestro Mantegna, siete fortunato, perché proprio in questi giorni è tornato a farci visita, ma non rimarrà ancora per molto qui a Urbino. E perché mai? Vede, da quando il maestro Santi ci ha lasciato e la sua seconda moglie Berardina ha preso il comando della casa, che per Raffaello non c'è più posto tra queste mura. Mura da lui stesso affrescate, a quanto pare. Sì, con l'immagine della sua povera madre, proprio così. Ricordo il giorno in cui il maestro Santi me lo mostrò. La donna raffigurata nell'affresco era proprio simile a sua moglie. Ma oserei dire di più, che nella semplice somiglianza, nell'essenza, nel suo profondo dell'anima. E lasciatemelo dire, Rosina, credo proprio che il maestro Santi ci avesse visto il giusto. Con Raffaello il divino si materializzerà nell'arte. Grande responsabilità, maestro. Proprio così, una grande responsabilità. Ricordo il giorno della sua nascita. Nei miei trionfi, nelle mie carte divinatorie, vidi tutto ciò che sarebbe accaduto, e così è stato, nel bene e nel male, mia cara Rosina. Sì, tua moglie, Gaetano, tua moglie. Ma ora ne sono certo, Raffaello avrà un grande destino che lo attende. Ma Raffaello, ragazzo mio! Maestro Andrea, che piacere vedervi qua a Urbino. Quanto sei diventato grande e quanto sei diventato bello, ma che talento, quale talento! Siete troppo buoni, in fondo sono 15 anni e voi avete visto solo un affresco. E quello già basterebbe per dire che la tua fiamma illuminerà il mondo! Vorrei che fosse così. Sapete, maestro, vorrei illuminare il mondo per un solo attimo, ma per un solo attimo di infinita bellezza. Sono proprio certo che il tuo povero padre sarebbe orgoglioso di queste tue parole. Lo so, ma in questa casa la mia matrigna mi perseguita. Sono tenuto in un perenne stato di tenue e pavida mediocrità. Devo partire, trovare anche fortuna altrove. Ti aiuterò io. E come? La fraternita del Corpus Domini, della quale faceva parte tuo padre, e che 15 anni or sono, Rosina, scoprì il trucco del mio travestimento, potrà comunque ospitarti presso la confraternita di Città di Castello. Trasferirmi a Città di Castello? Esatto. Proprio lì c'è una fiorente attività pittorica e grazie alla fama di tuo padre, ma soprattutto al tuo talento, farai sicuramente fortuna. Potessi pagare il talento di mio padre Giovanni, ma io ci proverò, a partire da adesso. Dimmi, maestro Andrea, quando potrò partire? Ma anche oggi stesso, prima che la tua matrigna ti trattenga qua. Raffaello! Dove credi di andare? Dove credi di andare? Donna Berardina, che piacere fare la vostra conoscenza. E voi chi sareste? Maestro Andrea Mantegna, pittore mantovano. Ah, allora tutto è chiaro, tutto torna, siete voi che mettete nella testa di questo ragazzo l'idea di diventare un pittore. Ma Raffaello è già un grande pittore. Pittore? Quale pittore? Ma quale pittore? Questo non è nient'altro che un fannullone, come quel buon a nulla del padre! Non parli così del povero maestro Santi! Ma fatemi il piacere! Il tuo caro maestro Santi ci ha lasciato solo nei guai, hai capito bene? Nei guai! E ora suo figlio vorrebbe pure seguire le sue orme! Io adesso vado via! Ma sai cosa ti dico? Domani fai in modo di andartene da qui, altrimenti ti caccio io fuori da questa casa! Ti caccio io! Il pittore! L'artista! Lo scultore! Addio! Osteria che strega!
Vedete, maestro Andrea, com'è brutto il mondo senza arte, senza poesia. Proprio ragione, Raffaello, un mondo triste, senza bellezza. Ma tu presto lascerai questa casa e sarò io stesso ad aiutarti. Ma che ne sarà di questa casa? Della bottega di mio padre, dei miei affreschi. Ma penserà tutto Rosina, non è vero Rosina? Ma sì, non temete, ce ne prenderemo cura io e Gaetano della casa. Sì, sì, la troverà come tu non mi avete lasciato. Allora, Raffaello, puoi partire? Sai cosa vorrei da te? Cosa mi appassiona veramente. E che cosa? Mi appassiona l'idea di utilizzare la pittura per raffigurare il passato e farlo arrivare fino al più remoto futuro. Sento che voglio rappresentare Dio, la natura, l'amore. Voglio ritrarre uomini illustri, splendide dame, principi, intellettuali, papi. Voglio che il mondo si ricordi di loro per sempre, anche quando loro non ci saranno più. Attraverso la pittura voglio far vivere nei secoli tutti coloro che abbiamo amato. Tutti coloro che abbiamo perduto, tutti coloro che ancora aspettiamo di conoscere. Sarebbe magnifico. Sarà magnifico. Sarà magnifico. Sarà divino! Avete assistito alla rappresentazione di Alba Divina di Tiziano Mancini. Allora, permettetevi di presentarvi uno a uno i nostri attori. Il conte Ottaviano Thomas Vittoriano. Berardina Nadia Giavazzi. Andrea Mantegna Davide Petrolati. Raffaello, nonché Giusto Di Gan, Davide Bastianelli. Mia moglie, Maggia Ciarla, Monia Sartori. Gaetano Lorenzo Mini. Rosaria Chiara Brunetti. No. Rosina, chiedo scusa, l'ho chiamata Rosaria, Rosina. Il nostro maestro Santi, Lorenzo Tempesta. Risaliamo, però non parliamo. Volevamo chiamare Tiziano su nel palco.
e anche Barbara. E tutta la corte, se vi potete mettere dietro così finiamo con una bella foto e festeggiamo la fine della festa del Duca. Allora prima per cavalleria diamo un riconoscimento a Barbara, a nome dell'ARS ti ringraziamo per questo grande impegno, sei stata bravissima, hai trasformato dei semplici cittadini mai approcciati mai al teatro in attori, complimenti a tutti, veramente. Anche alle ragazze, se consegnate a tutte le attrici, a Rosina, a Magia Ciarla, sì, non mi ricordo, Nadia Giavazzi, come si chiama, non mi ricordo. Ah, è vero, la moglie, la seconda moglie di Giovanni Santi. Bene, invece a Tiziano, sindaco, glielo vuoi dare tu? Una moneta. Prego. La moneta celebrativa di Raffaello a nome della città di Urbino e dell'ARS. Complimenti. Grazie. Una cosa, oltre a ringraziarvi tutti, la ritengo davvero doverosa. Io devo ringraziare naturalmente l'ARS che mi ha dato questa opportunità, questa sfida, che spero sia stata raccolta in un modo decoroso quantomeno, ma soprattutto posso dire che ho scritto un testo letterario semplice che però è diventato veramente un grande spettacolo grazie a una regista straordinaria. Io sono convinto che avrà un grande futuro perché Barbara Spataro ha trasformato un testo in uno spettacolo vero. Grazie, ringrazio tutti, ma soprattutto lei e i nostri attori che l'hanno davvero fatta fiorire. Grazie mille Barbara. Io vi ringrazio, grazie di essere venuti intanto, grazie a tutti, grazie agli attori che sono impegnati tantissimo in pochissimo tempo perché abbiamo avuto solamente un mese, abbiamo provato tutti i giorni, tutti i pomeriggi, tutte le sere ed è grazie all'impegno che hanno messo che questa sera abbiamo avuto questo spettacolo così bello. Io volevo ringraziare l'ARS di Urbino Ducale, volevo ringraziare la Caccia al Tesoro soprattutto e in particolare volevo ringraziare Tiziano, volevo ringraziare Flavio Di Paoli per i costumi, Massimo Spataro per la musica e soprattutto vorremmo ringraziare anche la Katia Petrolati che ci ha aiutato tutti i giorni per qualsiasi cosa, è venuta a vedere sempre le prove. Grazie a tutti, veramente un applauso. Grazie. E quindi ci lasciamo qui, finisce così la festa del Duca e diamo l'appuntamento al prossimo anno dove celebreremo ancora Raffaello e quindi faremo quello che non abbiamo fatto quest'anno a Ita, a Fuochi, speriamo di poterli fare, no? Con la massima possibilità. Esatto. E quindi grazie per la partecipazione e buona serata e buon proseguimento a tutti. Buonasera a tutti, grazie a tutti, buonasera. Grazie, io volevo ringraziare tutti i miei figuranti perché abbiamo loro sono bravissimi, ma senza l'ARS, senza i figuranti la festa non avrebbe senso e quindi veramente hanno sfilato nonostante tutto, no? Tutti i giorni con serietà e in maniera volontaria, ce la mettiamo tutti gli anni, quindi grazie anche a chi è stato in seconda fila, Andrea Serafini, Martina Buccarini, Flavio Di Paoli e tutti, Beatrice Giannotti e poi vabbè Roberto l'ho già nominato e tutti gli altri che aiutano, i tamburi, i tecnici, ce ne sono una marea che aiutano e quindi Pietro Barsotti, Ars Balistarum, l'associazione che allestisce tutti i mercati, quindi veramente un grazie di cuore a tutti perché senza di voi la festa non sarebbe riuscita. Grazie.
lo so, però io non ho 105, quindi non ho 105 minuti.